Benvenuti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si può catturare la schermata di una pagina web utilizzando il browser Internet Opera. Opera è quello contrassegnato da questo anellino rosso. Allora vediamo ad esempio, perché questa caratteristica ci è piaciuta molto. Casualmente andiamo nel sito delle elezioni europee del 2019 e noi troviamo questa immagine, la doppio clicchiamo, ammettiamo che una parte di questa immagine ci interessi e stiamo utilizzando per esempio il browser Opera. Noi possiamo andare in questo tasto qui, snapshot, dove c'è la macchina fotografica, lo clicchiamo e vedete che si apre questa specie di frame, cioè di quadrettino che può essere ridimensionabile, quindi può essere ridimensionato. Noi lo ridimensioniamo, facciamo un pochino meglio. Tentiamo di prendere per esempio la nostra nazione, l'Italia, e vedete che c'è questo elemento, questo tondino qui che indica questo qua, che è Malta, in cui c'è stata l'elezione europea. Quindi noi di tutta la schermata web possiamo ovviamente prenderla tutta o soltanto una parte. Vedete, ciò che non è preso rimane in grigetto e ciò che è preso è illuminato. Facciamo cattura. Ma la cosa carina è che per esempio ci sono questi strumenti così semplici come la freccia. Per esempio noi possiamo fare una freccia arancione ed indicare, vedete, all'interno del nostro schermo catturato degli elementi. Poi quello che si può fare, si possono per esempio tracciare a mano delle linee, vedete, possiamo per esempio a mano possiamo fare dei cerchi, cioè possiamo scrivere delle cose, e poi quello che è carino, si possono mettere per esempio delle faccine sempre ridimensionabili all'interno. Ad esempio indichiamo che hanno votato a Malta, cioè ci mettiamo uno smile, vedete qui. E poi la cosa carina, se avete la telecamera si può mettere anche l'immagine, la vostra immagine della telecamera, della webcam. Quindi si possono catturare delle immagini del sito web, si possono mettere delle frecce, dei segni a mano, delle immaginette, per esempio delle faccine, delle icone, e ci si può mettere anche ciò che proviene dalla webcam. Poi si fa semplicemente salva immagine. Si decide dove metterla in scrivania, noi diamo come nome per esempio il nome prova. Questa cosa è carina, ci abbiamo voluto fare molto semplice, ci abbiamo voluto fare un video, abbiamo fatto salva e adesso andiamo a vedere, ce lo ritroviamo nello schermo, ciò che è stato fatto tramite per esempio lo strumento di cattura di Opera Browser. Vedete un pezzo della pagina web, la nostra freccia su Malta, la faccina, poi abbiamo delle scritte a mano e potevamo mettere anche per esempio ciò che cattura la nostra webcam. Bene, questo era un video molto veloce, molto semplice, però questo strumento, la macchina fotografica di Opera, ci è piaciuto e abbiamo voluto informarvi riguardo a questa caratteristica. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.